Ciao a tutti e benvenuti. Oggi siamo qui per provare dei nuovi giochi, cioè in realtà per platinare. Per questo fa parte della nostra rubrica Platini Facili. E oggi andremo ad analizzare l'eterna lotta. Cioè, beh, eterna lotta tra le persone che fanno serate, no? Tra pizza e sushi. Perché per noi è una lotta già. Cioè, non c'è manco mai stata la lotta. No, infatti. È sempre stata solo pizza e basta, però. Esiste una lotta antica che qualcuno ancora combatte tra pizza e sushi. Andiamo a vedere. Abbiamo infatti qui The Jumping Pizza, affamato, salta attraverso la cucina e prendi uno spuntino. PS4 e PS5. I giochi come sempre costano 1,49€, però l'upgrade non è gratuito, quindi dovete comprarlo in due versioni se vi interessa fare doppio platino. Comunque il gioco funziona esattamente come funziona sempre in questo caso. Oddio. Non ci siamo spostati un attimo perché non volevamo rovinarvi l'esperienza non mostrando i trofei. Quindi allora. Però così si coprono i salti, Si copre il numero di salti. E c'è ragione. L'esperienza deve essere pura e assoluta. Quindi un attimo. Ecco, qui non si copre più niente e quindi siamo a posto. Allora, dovete saltare, però non serve premere X proprio tante volte, basta tenerlo premuto, quindi in realtà è proprio un gioco da zero sforzo. Sì, sì. Come capita spesso in questi casi. Ma non ho capito, ma qui però non c'è, ci sono le curiosità, no? Allora, da quello che ho capito, credo che comunque ci sia una sorta di collegamento tra gli sviluppatori dei giochi degli animali e di questi del cibo. Ma non sono gli stessi, no? Non ho controllato, però ho visto nella descrizione che sta scritta aiuta The Chef P, quindi a svolgere queste sue mansioni. Quindi penso che comunque ci sia una sorta di collegamento. Adesso non ricordo se si deve arrivare a 1000 o a 500. Comunque diciamo è anche inferiore rispetto a quelli degli animali, dovrei arrivare a 10.000. Qui è molto meno. Comunque possiamo dire che rispetto al salami pizza di quello che avevamo provato del cibo, avevamo provato solamente l'hamburger. Solo l'hamburger, sì. E lì comunque era molto scarna la cucina. Invece adesso vediamo con una cucina molto rustica, molto definita pure volendo. C'è anche questo strofinaccio di pepperoni pizza. Poi è bello perché sono pure tutti trofei massicci, proprio trofei d'oro, argento, non è che pizza vegetariana, però quindi c'è un po' di curiosità, comunque dimostra i vari gusti di pizza, ti sta facendo tipo un menù. E ogni 50 salti di pizza ti dà un trofeo, questa è la pizza barbecue. Quindi mi sa che arriverà a 500, Chicken pizza. No, anche perché sto dando che ha cambiato un po', lo fa un po' casuale, anche tipo ogni 25. Tipo adesso la dà da 375. Tuna pizza. Questa come? Pizza con cipolle, pesto e cipolle. No, non mi piace. Beh, non sembra molto avvincente. La pizza margherita, poi vabbè, questa è proprio classica, margherita. Poi abbiamo la pizza diavolo, questa come detto una volta esiste anche la pizza angelo, c'è stato questo pizzaiolo che conoscevo, pizza angelo che la faceva salame dolce, però era sempre rossa, secondo me doveva essere bianca. Pizza quattro formaggi. È bello perché poi in realtà questi trofei sono scritti, cioè non so se li hanno tradotti tutti. Però pizza speciale. Pizza speciale questa che cos'è? Tipo... Ah, è finito a 500 quindi. Vai, facciamo sushi. Beh, comunque è stata una bella esperienza. C'è anche la versione PS4, però adesso spostiamoci su The Jumping Sushi. Vai. Affamato, salta attraverso la cucina. Ah, ma quindi sembra la stessa descrizione. Però la cucina è diversa. Sì, vabbè, questa è una cucina più particolare. Allora, noi sushi non abbiamo mai cucinato, quindi io non ho proprio esperienza in cucina di sushi. La pizza sì. Pizza sì, l'abbiamo fatto in casa diverse volte, l'abbiamo mangiata 100.000 volte. Il sushi l'abbiamo mangiato solo una volta. Però diciamo il mio problema con il sushi è che io il riso l'ho preso un po' a schifo nella vita, perché da piccolo mangiavo sempre riso e alla fine solo quello mangio mi viene a vomitare. Quindi diciamo ho mangiato il sushi proprio a forza. Però c'era quello col salmone che mi piaceva. Vabbè, io devo dire che non mi piace. Cioè non lo sceglierei mai. Cioè io lo mangerei proprio tipo un assaggino. Così vado, prendo un assaggio. Tipo ci sta un buffet, prendo un assaggio di sushi, un pezzo, due pezzi e via. Però non c'è cioè, tipo la cosa di all you can eat. Non la farei mai. No. Anche se vabbè dipende da sushi a sushi. Si dice che tipo in Giappone per esempio
Costa molto di più, però ovviamente è molto più buono il vero sushi. Magari quello che abbiamo provato noi qui in Italia, Fa in schifo. realtà è un'imitazione schifosa e via. Vabbè, un po' come la pizza, no? Cioè, tu la pizza buona la trovi a Napoli, non è che tipo dici vado in Giappone e trovo la pizza eccellente. Ma ci sta qualcun'altra pure in Italia che la può fare buona, però di base, ovviamente, fuori dall'Italia è difficile trovare qualcuno non italiano che la fa bene. Cacciando il nigiri. Forse dopo i 250 ha deciso, ok, sei intenzionato, ti dico, vediamo un po'. Il maki. Questo qua che si vede, se non sbaglio, è avocado, salmone, alga, non so cosa è quella cosa bianca. Poi, Temaki. temaki. Una domanda. Sashimi. Vedi, sta cacciando i nomi di pesci, di sushi. Inside Out. Questo è il nome di sushi. Non mi pare devo sapere. Non so, è un po' strano. Sake sushi. Tipo questo sarà tipicamente più giapponese, sushi nel sake. Infatti, non l'ho mai sentito qui. Tekka sushi. Tek. Tipo quando il cameriere viene. Tekka sushi. Ebi sushi. Chicken sushi, Ah, veramente? esiste buono di pollo. Avevo visto uno, però pensavo alla nostra sfottò che faceva i sushi con i salumi. Salmon skin sushi. Con la... Penso sia una parodia, comunque. Penso siano nomi No. veri. E il California Roll. Questo è il sushi più ultra. Ah, è finito qui, quindi anche la nostra avventura col sushi. Questa è molto breve e più scarsa, devo dire, rispetto a quella vista con la pizza che ti piace di più, l'appetito e l'acquolina in bocca. Vediamo un po' comunque la prova per quelli che non credono, i miscredenti del cibo. Ecco qua i nostri due nuovi platini, Platino 109 e Platino 110, con Jumping Pizza e Jumping Sushi. Abbiamo comprato entrambe le versioni, quindi già siamo certi di arrivare a 112 con quell'immersione PS4. Vi ricordiamo quindi se vi interessa giocarli e platinarli dovete acquistarli e li trovate al prezzo di 1,49 euro fisso e fanno parte di una serie enorme in uscita tipo almeno uno al mese Sì, uno ormai al di mese sicuro. giochi di animali e cibo e sta uscendo anche qualcos'altro tipo gli sport però pian piano li porteremo tutti ovviamente non facciamo un video lunghissimo di mezz'ora però ogni tanto ve ne portiamo qualcuno. Fateci sapere cosa ne pensate, sappiamo che a alcuni di voi questa serie piace poco, però ad altri piace tanto, quindi. A noi piace. Bene, ci divertiamo, alla fine è simpatico ed è divertente. Fateci sapere cosa ne pensate e come sempre vi invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!